Siamo all'istituto, alla sede secondaria dell'Istituto per i Processi Chimico-Fisici del Consiglio Nazionale delle Ricerche qui a Pisa, ed è questa la sede secondaria, è un istituto con una sede principale a Messina, la direzione del dottor Cirino Vasi, e un'altra sede secondaria a Bari. La storia dell'istituto è una storia molto complessa, complicata. L'istituto deriva dalla fusione di diverse anime e di diversi altri istituti del CNR. Inizia nel 2000 e si è evoluta in maniera abbastanza complessa fino ai giorni d'oggi. Noi in questo momento abbiamo queste tre sedi e qui a Pisa in particolare ci occupiamo di problemi che riguardano sia la chimica che la fisica, in particolare della progettazione, della realizzazione e dello studio di procedure chimiche e fisiche che riguardano sia i processi che i materiali, in particolare i materiali innovativi. I ricercatori di questo istituto quindi sono dei chimici, sono dei fisici, ci sono chimici che si occupano della sintesi, della progettazione di nuovi materiali, in particolare polimerici, e studiano sia le proprietà strutturali che le proprietà ottiche, voglio dire, di questi materiali, nuovi materiali, e ci sono persone che si occupano di problemi all'interfaccia, materiali amorfi, materiali strutturali, e si occupano in particolare anche di proprietà termodinamiche, studi termodinamici, materiali nuovi, innovativi. Poi c'è una parte di persone che si occupa e di ricercatori che si occupano di tecniche spettroscopiche avanzate, che possono essere tecniche di risonanza, risonanza elettromagnetica, risonanza elettronica, paramagnetica, e c'è poi un gruppo che si occupa di tecniche computazionali e quindi di chimica teorica e chimica computazionale, in particolare per lo studio di proprietà di materiali, di aggregati, anche di atomi e molecole, anche di ottica non lineare, e arriviamo fino allo studio dei plasmi e allo studio quindi di materiali estremamente complessi e della dinamica dei plasmi. L'attività di ricerca che svolgiamo all'interno dei nostri laboratori è volta alla progettazione, sintesi, modifica e caratterizzazione di materiali polimerici, modulandone le proprietà, le caratteristiche, la morfologia e la struttura chimica per la preparazione di polimeri funzionali, materiali compositi, materiali responsivi, copolimeri anfifilici e dispositivi. L'idea è quella di modulare la composizione chimica e il grado di funzionalizzazione della struttura macromolecolare e della superficie del materiale per ingegnerizzare quelle che sono le proprietà del materiale stesso al fine di trovarne applicazioni in settori che sono agricolo, dell'imballaggio alimentare, dell'elettronica, della catalisi, biomedicale, biomedico e dell'edilizia sostenibile. Nell'ambito di queste ricerche attualmente stiamo sviluppando materiali che hanno lo scopo di andare incontro a quello che è il nuovo concetto di sviluppo economico, non più visto come uno sviluppo economico, un modello lineare e quindi produco, uso e getto, ma quello di economia circolare. Nell'ambito invece dell'edilizia sostenibile progettiamo nuovi materiali e la loro combinazione per realizzare involucri e elementi facciata che migliorino il comfort e la salute di chi utilizza l'involucro abitativo, rendendo questi elementi dinamici, in grado quindi di rispondere a stimoli esterni quali la variazione di temperatura, di luce e la presenza di inquinanti. Non ultimo, stiamo sviluppando invece materiali per applicazione nel settore biomedico e biomedicale, quindi sistemi colloidali e nanoparticelle cariche caricabili con farmaci in modo da essere traghettati dove la patologia deve essere curata o anche nella diagnosi di patologie oncologiche. All'interno del PCF si trova un gruppo di chimica computazionale, chimica quantistica, che attualmente è formato da 5 ricercatori. Il nostro gruppo si è interessato ultimamente a materiali biocompatibili, cioè al problema dell'interfaccia tra metalli e proteine, ma più recentemente a due nuovi materiali, come vengono chiamati, in particolare i nanoparticelle e
materiali come l'ammonio borano per la produzione di H2 su veicoli. Per quanto riguarda le nanoparticelle, stiamo ancora lavorando in un progetto europeo Nanodom per l'ottimizzazione della produzione di nanoparticelle di silicio, ossido di zinco, allumina. Qui all'IPCF di Pisa ci occupiamo anche degli effetti delle radiazioni elettromagnetiche sui sistemi molecolari. Per esempio, in questo filmato potete vedere il moto indotto negli elettroni di un nanofilo d'argento da un impulso elettromagnetico il cui campo elettrico è diretto nella direzione parallela al nanofilo. Dall'analisi del moto elettronico si può risalire sia alle frequenze della radiazione assorbita sia all'intensità dell'assorbimento. Questo è un tipico spettro di assorbimento molecolare. Questo tipo di analisi può essere usata sia per scopi analitici sia per il design di nuovi sistemi molecolari che assorbono radiazione di frequenza opportuna. Al momento qui all'Istituto per i Processi Chimico-Fisici nel gruppo di Chimica Computazionale ci stiamo occupando di due progetti. Il primo è quello di studiare un possibile composto come fonte di idrogeno molecolare e in questo video vi mostrerò quello che è lo sketch di una tipica simulazione che coinvolge questo composto. Come potete vedere il composto ruota all'interno di una scatola di simulazione in cui sono presenti molecole d'acqua. Il composto su cui si trovano delle palline bianche, le palline bianche sono proprio gli atomi di idrogeno. Scopo della nostra ricerca è quello di individuare un composto catalitico che possa efficientemente estrarre l'idrogeno da questa molecola ad un flusso sufficientemente grande da permettere ad esempio l'utilizzo in un motore che abbia come combustibile il gas idrogeno. Al momento però stiamo studiando anche materiali che possono trovare in applicazioni in elettronica oppure in fotonica e in quest'altro video vi mostrerò una tipica simulazione che abbiamo fatto su un cluster di silicio, un aggregato di silicio che contiene qualche centinaio di atomi. In questa simulazione il cluster di silicio si trova immerso in un'atmosfera di gas idrogeno proprio perché uno dei argomenti su cui abbiamo concentrato il nostro studio è capire come la presenza di un gas idrogeno possa influenzare le proprietà di crescita della nanoparticella. E in questo video potete vedere come il gas idrogeno può aderire in maniera debole sul cluster oppure può essere addirittura assorbita. È possibile vedere nel momento stesso in cui la particella diventa quasi invisibile delle piccole palline rosse che sono intrappolate all'interno del cluster. Ecco, questo è l'esempio di idrogeno che viene intrappolato all'interno del cluster di silicio. Una delle attività di maggior tradizione nel nostro istituto riguarda la caratterizzazione ed il trattamento di materiali mediante campi elettromagnetici. Il principio alla base di questa attività è che si possono ottenere informazioni sulle proprietà dei materiali osservandone la risposta ai campi elettromagnetici. Gli stessi campi elettromagnetici, quando sufficientemente intensi, possono essere impiegati non solo per caratterizzare il materiale, ma anche per indurre delle vere e proprie trasformazioni nel materiale stesso. Le frequenze che noi utilizziamo comunemente per questa attività variano dai millesimi di Hertz fino a circa un terahertz nel lontano infrarosso. Questo è un intervallo abbastanza ampio di frequenze e per riuscire a coprirlo tutto combiniamo diverse metodologie di indagine, metodologie che applichiamo a campioni di varia natura, quali campioni biologici, ceramici, polimerici, per citarne alcuni. Le informazioni che riusciamo a ottenere applicando queste tecniche sono varie ovviamente, possiamo citare le proprietà dielettriche dei materiali che riusciamo a estrarre in pratica su tutto l'intervallo di frequenze di cui ci occupiamo, riusciamo a effettuare una sorta di microscopia a forza elettrica con risoluzione spaziale dell'ordine del nanometro e in alcuni casi possiamo ottenere le caratteristiche del materiale in condizioni estreme, in particolare temperature fino a 1200 gradi e pressioni fino a 5000 atmosfere. Gli obiettivi principali della nostra attività riguardano tematiche di interesse generale per la comunità e non solo scientifica, in particolare la salute, l'ambiente e l'energia. Attualmente ci stiamo occupando di materiali piezoelettrici da impiegare come sensori biocompatibili, di processi per il trattamento di materiali che utilizzino meno energia e che siano quindi meno inquinanti e dell'estrazione di combustibili da fonti rinnovabili.